È partita da Piazzale Enzo Baldoni, una delle quattro manifestazioni a difesa del comparto agricolo organizzate in Sicilia nel giorno in cui al Parlamento europeo si riuniscono i ministri dell'agricoltura dei paesi dell'Unione. Sindaci, agricoltori, organizzazioni di categoria, studenti e cittadini hanno preso parte al corteo che, dopo aver attraversato il ponte di Via Mazzini, ha percorso Via Recapriata, Corso Roma, prima di giungere davanti al municipio in Piazza Progresso. Parecchi i primi cittadini della fascia meridionale siciliana presenti alla manifestazione. A fare gli onori di casa, il sindaco Angelo Cambiano. Agricoltura siciliana in crisi, comparto agricolo licatese particolarmente ancora sofferente e in ginocchio per la tromba d'aria dello scorso 10 ottobre che ha colpito l'intera città. Siamo qui con forza, manifestiamo per far sentire forte la nostra voce nelle sedi istituzionali opportune. Tuteliamo un comparto che è vita per la nostra città e per i nostri territori. Ogni posto di lavoro è vita, quindi dignità del lavoro e dignità di un'intera città e di un'intera economia. Non possiamo competere con un'importazione sconsiderata, non possiamo competere con l'utilizzo di fitofarmaci senza le opportune regole e non possiamo permettere che i lavoratori non riescano a coprire i costi di produzione e qualche centesimo per i loro prodotti, quando poi nella grande distribuzione troviamo i prodotti rincarati di euro e non, senza alcun controllo e senza alcuna tutela. Con Cambiano in testa al corteo anche il sindaco di Palma di Montechiaro Amato, quello di Niscemi La Rosa, rappresentanti dei comuni di Naro, Campobello e Ravanusa, oltre al primo cittadino di Gela, Domenico Messinese. È un'attività di protesta reale, vera, perché l'agricoltura è un'attività economica vera, non è un'attività di serie B, ma anzi dovrei dire che forse è un'attività con una tradizione di millenni e che consente il sostentamento di intere comunità e che consente di poter avere il benessere che un territorio deve avere. Noi all'interno della comunità europea abbiamo di fatto stata distrattata l'agricoltura a vantaggio di altri tipi di produzioni più moderne e più tecnologiche. Bene, questo non è possibile, perché per fare gli interessi di pochi mettono a repentaglio la vita di tanti. Fra le altre cose, non è soltanto il problema degli agricoltori, ma è proprio un problema culturale, civile e di evoluzione. L'agricoltura è stata la tradizione ed è giusto che noi la supportiamo in modo equo. Qua non si chiede di fare cose eccezionali, ma solo evitare che praticamente venga svenduta l'agricoltura a vantaggio delle multinazionali.